Uè, non pescare un'altra scusa! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice Creator. Clicca in basso a destra sul tasto Supporta un creatore ed inserisci Xiuderone. Dai! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xiuder e davvero ragazzi ci siamo. Oramai la domanda come sempre è: il piccone Mint come mi arriva, quando mi arriva? Intanto ragazzi, super notiziona per chi si fosse perso il video di ieri sera. Vi invito ad andare a dargli un'occhiata, caricato sul canale YouTube c'è un giveaway, ho un codice, ve lo voglio regalare, uno di voi sarà il fortunato. Questo pomeriggio in live su Twitch faremo l'estrazione. Mi raccomando anche ragazzi, ricordatevi sempre di non prendere truffe, quindi diffidate da tutte le persone che vi promettono un piccone e soprattutto non pagate mai se non con PayPal. Ragazzi, lo dico per voi. Nel video di oggi però parleremo, oltre che il piccone che vi regalo io, un metodo per ottenere il piccone a meno di 3 euro, non proprio gratis, ma direi un prezzo sicuramente molto interessante. Parleremo anche però del Fortnightmares. Ormai siamo arrivati alla fine di questo terzo Fortnightmares di Fortnite ed è molto curioso ciò che voglio dirvi e delle teorie che sono state avanzate nel mondo dei leakers. E se ne avremo il tempo vi parlerò sia del permaban di Jarvis, ragazzi, un membro, un pro player del del clan dei FaZe, stavo leggendo di là il nome del clan, mi veniva da dire Fnatic, invece era dei FaZe, ma anche prezzi super scontati per il Darkfire Bundle e per una coppiata di bundle molto interessanti. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi in live su Twitch dalle 8 alle 18. Grazie mille ragazzi per il vostro supporto e grazie di cuore a tutti quelli che invece mi supportano shoppazzando e utilizzando il mio codice creator Xiuderone. Dai raga, iscrivetevi anche ai canali e se la trovo, non la trovo, eccola qua, mi raccomando. Attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video. Ma prima la domandina. Ve la devo fare, ieri non ve l'ho fatta, oggi ve la faccio. Domanda veramente semplicissima: ma a te come ti è sembrato questo Fortnightmares? A me è piaciuto, molto bello, molto corto, ma molto bello ragazzi. Le skin sono state, io adoro le skin un pochettino creepy, un pochettino dark, sono veramente molto belle, alcune meno, alcune di più, però sono uscite veramente delle chicche. Vabbè, è tornata la Ghoul Trooper. Se devo dire la mia, mi è piaciuto tantissimo giocare la mappa Infernus in creativa, veramente meravigliosa. Ringrazio chi l'ha creata, ringrazio Epic Games per avermela fatta scoprire, davvero tanta tanta roba. Ma quindi, ciancio alle bande e non vi parto il coso, è partito. E bando alle ciance, andiamo un attimo subito a parlare di questo termine, di questo Fortnightmares 2019 che oramai è addirittura d'arrivo. Se non ricordo male, oggi proprio è l'ultimo giorno delle sfide, delle challenge che ci sono sia per il Re della Tempesta sia della modalità creativa, perché domani 5 novembre c'è l'aggiornamento ed è anche il giorno in cui esce il Darkfire Bundle, l'unico bundle ultimamente reso ufficiale, anche se in realtà sappiamo che ce ne sono altri, ve ne avevo già parlato, li vedremo più avanti. La particolarità di questo Fortnightmares, come leggiamo un pochettino in giro nei forum, su Reddit e cose così, questa cosa dice: Fortnite deve in qualche modo, sta pianificando il primo evento di questa season, quindi sembrerebbe che in realtà l'evento ci sarà. E queste ipotesi sono sollevate perché il Fortnightmares è durato
molto meno rispetto agli altri anni, dove di solito durava circa 21 giorni. Invece sto giro, 2 settimane, è stato bello. Spesi V-Bucks, arrivederci, ci vediamo l'anno prossimo. Sono veramente contento che siano uscite tutte le skin. Sappiamo che su Fortnite c'è il grande mistero, che è ovviamente quel portone di ferro incastrato sotto la montagna, di cui tutti lo vedono, nessuno ne parla perché nessuno c'ha tempo di star lì dietro momentaneamente, in quanto continuano a buttare dentro roba. Quindi stiamo molto molto attenti, state attenti anche ai miei video, perché secondo me qualcosa potrebbe muoversi e potrebbe finalmente cominciare la storyline del capitolo 2 di Fortnite. Ma andiamo avanti a parlare di un altro argomento croccante, e ovviamente il piccone Mint. L'immagine che vedete alle mie spalle è molto interessante perché arriva direttamente da GameStop America, dove dice: Free in-game Merry Mint Axe. Innanzitutto lo chiamano addirittura in un altro modo, Merry Mint. Io Merry sinceramente non l'avevo mai sentito. Leggiamo sotto: with purchase of any officially licensed Fortnite products. Offerta inizia il 6 novembre. Allora, lo avevamo già detto, lo avevamo già anticipato, ma finalmente è arrivata la notizia ufficiale appunto da GameStop. Dal 6 novembre i GameStop americani, francesi, inglesi e tedeschi avranno i codici per il piccone Mint. Come lo si ottiene? Se non avete capito la traduzione, ve lo dico io: acquistando qualsiasi oggetto ufficiale di Fortnite. E voi mi dite: Xiuda, il titolo mi scrivi che costa meno di 3 euro? Sì, perché da GameStop, forse non lo sapete, ma ci sono dei gadget ufficiali che costano una cagata. Quindi un ottimo modo per risparmiare una valanga di cash e magari con, come vedete qua, dov'è? Guarda qua. Questi sono i Domes Fortnite Series 1 Blind Box Figures, quindi sono delle specie di miniature piccoline, 3 dollari. Ho visto qualcosa di simile in questi GameStop, ho visto di più questa action figure da 4 euro, questa sono sicuro di averla vista, forse anche il portachiavi del Cuddle Team Leader, ma comunque ragazzi, con massimo 4 euro da GameStop potreste ottenere, anzi otterrete, non potreste, otterrete un codice. Domandone: in Italia? Rispostone: non ne ho idea. Vi consiglio una cosa: se il 4 novembre non ci avete, il 6 novembre non ci avete nulla da fare, fate un salto da GameStop, glielo chiedete, magari gli sono arrivati dei codici, magari no, però gli dite: ce l'hai il codice del piccone di Fortnite? Sì, ok, gli pigli una roba da 4 euro e loro ti danno per forza il codice. Quindi ragazzi, dai che fra poco lo otterrete sicuramente anche voi. E andiamo avanti comunque a parlare di un altro argomento. Interessantissime le offerte che cominciano a girare su dei siti ovviamente super sicuri, altrimenti non ve lo farei neanche vedere. In questo caso parliamo di Weekly AD, che in realtà non so bene se sia un sito, ma voglio farvi vedere quello dopo. Andate a cercare voi se vi interessa il sito, comunque sopra c'è tutta la descrizione. Addirittura qua vendono il Deep Freeze Bundle e il Dark Fire Bundle insieme a 50 dollari, sono circa 48 euro se non ricordo male. La figata qual è? Che se tu hai già il Deep Freeze Bundle ti peschi 3000 V-Bucks. Non ti danno V-Bucks se non ricordo male, quelli infatti non ti danno V-Bucks nel Darkfire Bundle, però ti porti via 3000 V-Bucks più tutti i 13 oggetti ad un prezzo, non dico irrisorio, però se ci conti i V-Bucks sicuramente ci sta di brutto. Mentre invece se ci spostiamo su un sito che spesso io ne parlo di questo sito, perché ci compro i Deep Freeze Bundle per avere i 3000 V-Bucks, no? Lo sai la cosa? Se tu hai il Deep Freeze e ti pigli un bundle Deep Freeze, non ti danno ovviamente un'altra skin, ma convertono skin e piccone in V-Bucks, quindi ti prendi 3000 V-Bucks. Su cdcase.com CDKEYS, questo è il nome del sito per chi non l'ha capito, .com, i bundle per PS4, Xbox e Nintendo Switch sono fuori a 17,90 dollari, sono circa 18 euro ragazzi. Se pensiamo che il Deep Freeze ce ne costa 30, beh, un pensierino ce lo farei. Purtroppo non c'è per computer, quindi per PC non è disponibile, anche io ci sono rimasto un pochettino male, però
per tutti quelli che giocano da console, caspita, e volete il Deep Freeze, è sicuramente un'ottima idea acquistarlo. Non ho tempo di parlarvi del signor Jarvis, quindi vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, un bel pollicione in su. Noi ci vediamo alle 8 in live su Twitch. Ciao! E non parte l'altro. Danasion, danasion.